Il Signore Gesù è risorto, è veramente risorto e noi siamo chiamati a risorgere con Lui. In questa Pasqua difficile, in questo tempo difficile, in questa paura che sembra stringerci e morderci il cuore. Siamo molto spesso, anche in questo momento, mi sembra legati a una visione crocifissa della storia, della vita. Anche noi ci chiediamo, come gli apostoli, cos'è successo, dov'è il Signore, perché non lo vediamo? E allora è molto interessante dal mio punto di vista perché da qui in avanti, in questi 50 giorni di Pasqua, siamo invitati a fare un percorso di conversione alla gioia. La mia domanda è molto semplice: è possibile essere dei cristiani? È possibile essere felici? È possibile credere ancora in questo momento in cui veramente sembrano prevalere il non senso, la violenza, l'ombra, la tenebra, la ferocia degli uomini? È possibile o è stato tutto un'illusione? Allora siamo chiamati anche noi, radunati nel Cenacolo, a ricevere, ad accogliere la presenza del Signore Gesù, perché gli apostoli, i discepoli e le discepole ora sanno che Gesù è risorto, ma è ancora lunghissimo il cammino da fare. Ci vuole una vera e propria conversione alla gioia. La gioia cristiana è una tristezza superata, quindi non è il chiudersi dentro una bolla pensando e sperando che il mondo ci eviti, pensando e sperando che la sfortuna non ci piombi addosso, ma è un percorso di conversione profonda e intima, il cui primo protagonista è Tommaso, che oggi ci viene presentato come ogni seconda domenica del tempo pasquale, come modello da seguire. Dobbiamo un po' metterci nei panni di quello che è successo nel cuore degli apostoli. È stato tutto spazzato via nell'arco di un giorno e una notte e ora intimoriti hanno ricevuto l'annuncio prima delle donne, poi Pietro e il discepolo che Gesù amava sono andati a verificare, è vero, Gesù non c'è più. E poi sono arrivati i discepoli di Emaus, dice: guardate, lo abbiamo incontrato e lui è vivo. Insomma, c'è una specie di stordimento generalizzato, comprensibile che siano dubbiosi e restii. E mentre sono chiusi nel cenacolo, il Signore arriva. Loro sanno che Gesù è risorto, lui ne aveva parlato, ora ci sono anche dei testimoni. Ma è così difficile credere alla risurrezione, è così difficile spalancare il nostro cuore alla verità di quello che succede. Gesù alla prima apparizione porta pace e lo Spirito Santo. E davvero, se il Signore riuscisse in qualche modo ad essere accolto, a passare attraverso i muri della nostra indifferenza, della nostra rabbia, di questo momento così drammatico e assurdo che stiamo vivendo, viene e dona loro un compito, quello del perdono, quello di diventare annunciatori, proclamatori della parola, costruttore di un mondo diverso e nuovo. Lui il risorto dona lo spirito che è la forza stessa del risorto per poterlo fare. E sono pieni di gioia. Il problema è che a quell'incontro manca Tommaso. Tommaso viene chiamato da Giovanni Didimo, il gemello, perché ci assomiglia molto, perché è molto simile a noi nel suo modo di credere. Purtroppo una brutta leggenda lo ha dipinto come un incredulo. In realtà credo che sia stato il più credente, il più forte, il più tenace di tutti loro. Sempre nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù è rifugiato perché rischia di essere ucciso e viene a sapere di Lazzaro e dice: no, dobbiamo tornare a guarire, a vedere come sta Lazzaro, i suoi dicono: ma scusa, fino a un minuto fa ti volevano far fuori, adesso vuoi andare? E Tommaso dice: andiamo a morire con lui. Vi sembra un incredulo? Ma non c'è in quella sera. E così appena rientra, i discepoli pieni di gioia dicono: abbiamo visto il Signore. Io me lo immagino il volto, l'espressione di Tommaso che li guarda tutti a uno e dice: ma tu Andrea, tu Filippo, tu Giacomo, voi mi venite a dire che Gesù è risorto. Tommaso è il primo di una lunga schiera di uomini e donne che non credono più alla testimonianza dei credenti e dei discepoli. Tommaso è il patrono degli scandalizzati da noi cristiani. Tommaso è il primo ad essere quello che ha davvero subito una profonda ferita. La sua è un'incredulità colma di dolore, è la consapevolezza
che quello che loro dicono così entusiasti non può essere vero. Nessuno di loro era presente sotto la croce se non Giovanni. Come fa ora a credere a quello che gli stanno dicendo i fratelli e le sorelle? Così succede anche a noi in questo tempo così difficile. A volte fatichiamo a trovare, non dico coerenza, ma continuità e logica in quello che noi cristiani diciamo e facciamo. E allora ci sono alcuni che non è vero che non credono in Gesù, non credono in noi che parliamo di Gesù, e a volte dobbiamo fare un po' di autocritica, un po' hanno ragione. Eppure, diversamente da noi, Tommaso ferito, Tommaso ustionato, Tommaso turbato, non fa come forse faremo noi, non se ne va, rimane. E fa bene, perché 8 giorni dopo, cioè oggi, il Signore torna apposta per lui. Torna apposta per lui il Signore risorto e si avvicina ed è pieno di bellezza, di armonia, di pace interiore. E Tommaso che aveva detto, se non tocco le sue ferite, se non tocco il suo costato, io non credo, io non vi credo. E Gesù gli mostra le mani, gli mostra il costato. Spesso è stato interpretato questo gesto come una specie di prova dell'incredulità, Tommaso che non ci credi se non ci mette il naso, ma no, ma che cosa stiamo dicendo? Gesù si avvicina a Tommaso, conosce il suo dolore. Gli mostra le mani e gli dice, Tommaso, so che hai molto sofferto per tutto quello che è successo. Guarda, anch'io ho sofferto. Gesù risorto si riconosce ormai soltanto più attraverso dei segni impercettibili, il lenzuolo, il sudario piegato, oppure la voce per Maria di Magdala, oppure il pane spezzato per i discepoli di Emmaus, la pesca miracolosa per Pietro e gli altri sul lago di Tiberiade. Per Tommaso il segno per riconoscere Gesù risorto sono le ferite condivise di un Dio che non sta a giudicare o a risolvere o a togliere, ma a starci. E quella ferita condivisa, quel dolore che è trasfigurato, quel capire, quel sapere da parte di Gesù, spalanca il cuore di Tommaso che si butta in ginocchio e primo fra tutti i protagonisti dei Vangeli dice «Mio Signore, mio Dio». Ma nessuno aveva osato tanto. Eppure riconoscendo il Signore risorto attraverso il segno di una ferita condivisa, riesce ad andare oltre l'apparenza e ad essere il primo fra i credenti a professare che Gesù, il Signore, il Maestro, il Rabbi, il Profeta, è la presenza stessa di Dio. Bello il fatto che San Giovanni Paolo II volle dedicare questa seconda domenica alla domenica della misericordia, della tenerezza, della bellezza, perché seguendo Tommaso, nostro gemello, il grande credente, possiamo davvero anche noi in questo momento di grande fatica tornare ad essere forti nella fede, a essere determinati nella fede, a credere, perché il Signore non abbandona il suo popolo. E se anche sembra prevalere la tenebra, il mondo non sta precipitando nel caos ma fra le braccia di Dio, e queste sono le schermaglie di una guerra già persa da parte del male. Lo so, ci vuole tanta fede e tanto coraggio a crederci. E allora oggi tutti insieme chiediamo a Tommaso di darcela quella fede, di osare, di credere, che anche attraverso una sofferenza condivisa come quella del Maestro possiamo riconoscere i segni della presenza del risorto. Sappiatevi amati, sapete come avete visto la misura dell'amore quando abbiamo celebrato la morte di Cristo, ora sapete come possiamo amare, grazie a Lui risorto e presente in mezzo a noi. Buona domenica, buona settimana.